perché effettivamente si fa tante volte in estate e ci vogliono tante idee. Allora oggi la facciamo di riso giallo, giallo perché lo mettiamo a bollire il riso nell'acqua dove avremo sciolto anche una bustina di zafferano, così si colora. Va benissimo anche un cucchiaino di curcuma in polvere se vi piace. Comunque il riso risulterà giallo, dopodiché lo andremo a fondire molto semplicemente ma in modo molto buono, vi assicuro, con tonno, alici e ci mettiamo i fagioli borlotti. Avete mai visto i fagioli borlotti, quelli conservati sull'acqua di conservazione nei barattoli di vetro, quelli diciamo dei marchi buoni che le fanno, insomma, queste conserve? Voi li scolate bene e li aggiungete alla vostra insalatina per dare una nota un pochino fresca e anche quella puntina di amaro che ci sta molto bene in questa ricetta, qualche fogliolina di rucola spezzettata con le mani, naturalmente olio extravergine di oliva, sale, condite il tutto, questa insalata sarà buonissima.